Ok, oggi devo andare a fare un lavoro per un mio nuovo cliente. Perché sì, finalmente ho preso un lavoro. Quale lavoro ho preso? Beh, essendo che devo un po' camuffare quello che faccio segretamente, ho preso un lavoro per questo tizio che mi ha detto che gli devo rimpiazzare tutta la gravel qua fuori con del terreno bello... quello perché è ricci. Il problema è solo uno, che è la prima volta che lo vedo in città. Quindi vediamo un attimo se è in casa. Buongiorno, sarei il... vabbè, quello che deve rimpiazzare. Sì, sì, entra pure, entra pure. Buongiorno, piacere, io sono Zaxxon, lei è... Senti, non ti interessa il mio nome. Comunque, quello che devi prendere è all'interno di quella cesta alla tua sinistra. Prendi quello che ti serve e inizia a lavorare. Va bene, ma a quanto pare non c'è neanche da conoscersi. Io prendo tutto e vado a lavorare, va bene? Certo, muoviti che non c'è tanto tempo da perdere. Va bene, mamma mia. Ma possibile che chiunque si trasferisce in questa città non è mai di buon umore? Vabbè, comunque, iniziamo a rimpiazzare tutto il terreno perché, beh, quello che mi hai detto è stato molto chiaro, ovvero rimpiazzare tutto questo terreno. Quindi rimpiazziamolo per benino e almeno così verrò pagato, non avrò problemi, almeno questo è ciò che spero. Se ci sono questi problemi, non mi riguarda, lui mi ha detto di rimpiazzare il tutto così. Io farò ciò che mi ha chiesto senza andare a sistemare cose. E guarda qua che capolavoro che sta uscendo. Qua c'è anche fin... troppa gravel. Ma che diamine? Una diavolo di porta? Ok, questa cosa è molto strana e soprattutto il fatto che qua c'è una chest con all'interno una leva è ancora più strano. Ma tralasciando ciò, proviamo a mettere la leva qua e vedere se fa qualcosa. E difatti apre la porta. Questa cosa non mi rassicura per niente. Però proviamo a entrare perché voglio capire cosa diavolo sta nascondendo questo nuovo abitante del villaggio. E la prima cosa che noto sono due porte serrate. Beh, andrei da questa porta. Ma che diavolo è un teschio? Una tomba? Un tizio appeso? Ok, no, 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 no. Del sangue, ok, chiudi, chiudi. Io non ci voglio più restare qua dentro. Chiudi immediatamente il tutto, togli questa leva, rimettila al suo posto e finiamo il lavoro, anche perché se lui dovesse accorgersi di qualcosa sarebbe la fine, perché non voglio fare la fine di chi era lì. Però questo non vuol dire che io non voglio indagare. Ora finiamo solo questa parte, anche perché non penso che la terra che ci abbia dato basterà. E poi voglio andare a indagare. Dovrò aspettare che arrivi la notte. Ma voglio capire che diavolo nasconde questo villager là sotto. Bene, signor villager, completato tutto quello che mi ha chiesto. Quindi le metto tutte le cose che non ho usato qua dentro. E beh, ora le auguro una buona giornata. Bene, grazie mille, il tuo pagamento te lo invierò dopo. Ora detto questo, vai fuori da casa mia. Come subito, subito, cioè, io non ci voglio restare un secondo di più in quella casa. Anche perché adesso devo indagare su una cosa, ovvero il perché la sotto c'era una porta con un tizio all'interno che non stava nelle migliori condizioni ideali per una persona. Quindi per prima cosa devo andarmi subito a rifugiare in casa e reperire un oggetto, ovvero sicuramente una torcia, ma ancora di più quello che devo reperire è assolutamente dell'equipaggiamento, perché io là sotto così non ci vado. Proprio per questo prendiamo la chiave dal comodino, saliamo, apriamo la porta, ecco, magari così, e reperiamo subito un minimo di equipaggiamento. Che l'equipaggiamento semplicemente è un piccone, un'ascia e soprattutto la pala che ci serviranno per andare a indagare là sotto. Eppure questi occhialini non fanno scomodo. Detto ciò, diciamo che siamo pronti. E sì, diciamo che la situazione è molto particolare ma soprattutto pericolosa. Proprio per questo quello che dobbiamo fare è avere massima prudenza e andarci a infilare infiltrare lì sotto. E prima di andarci a infiltrare dovremo aspettare la notte. Proprio per questo appostiamoci qua e aspettiamo che lui vada a dormire. Bene, è giunta notte, quindi è il momento di andare subito da Carlo, o per meglio dire da Laule, perché mi saprà dare dei consigli su cosa fare là sotto, perché sinceramente non ho idea di cosa combinare. E andare così da solo in realtà non è che abbia tutto questo coraggio. Proprio per questo andiamoci immediatamente ad informare dal nostro caro Laule e sentiamo un po' cosa ci può riferire. Il problema è solo uno, ovvero che Laule non c'è. E allora, se non c'è Laule, possiamo provare dal caro Franco, che anche lui è molto informato su queste cose. E mi sa che anche Carlo non c'è. Gli avevo donato la mia vecchia casa ma non c'è. Quindi mi toccherà andare là sotto da solo e questa cosa non promette per nulla bene. Ciò vuol dire che dovrò andarci a sentimento e sperare di non fare la fine di quel tizio là. Ma senza paura, prepariamo la nostra pala, equipaggiati al massimo e andiamo a scavare immediatamente qua sotto. Quindi dovrebbe trovarsi esattamente qua. Prendiamo la leva
E a questo punto è il momento di entrare e andare a vedere cosa nasconde quest'altra porta. Con molta cautelandia. Nasu, che diavolo ci fai te qua? Scusami. Un attimo, arrivo, Nasu. Mi sono dimenticato la torcia. Vabbè, mi rubo la lanterna, che fa sempre comodo, dai. Nasu, stavo dicendo, cosa diavolo ci fai te qua? Zixon, quel tizio ci ha rinchiuso qua sotto. Dacci una mano. Aspetta. In che senso via rinchiusi? Qua sotto c'è pure Laule e Franco. Ah, ecco perché non c'erano nelle loro solite zone. Quindi tu mi stai dicendo che in questo momento qua dentro non sei solo te, ma c'è anche Laule e Franco? Esatto, ma non so dove siano. Ero venuto qua per salvarli, ma non li ho trovati. Ah, quasi sai che ti dico che me ne vado. No, perché sapendo che sei venuto pure te per salvare e vedendo la fine che hai fatto, sai, non vorrei fare la tua stessa fine, ecco. No, Zixon, ti prego, dacci una mano, per favore. E va bene, fidare una mano. Quindi, sai per caso dove sono andate almeno una direzione? Beh, Zixon, non è che ci siano molte opzioni. Se vai a destra, torni indietro. Se vai a sinistra, vai avanti. Effettivamente pure te c'hai ragione. Quindi, vabbè, provo ad andare a salvarli. Qua c'è una porta, ma non l'aprirei perché è molto ambigua. E qua ci sono delle scale che vanno verso il basso. Quindi tra le due nessuna delle due si salva, perché una vada a finire chissà dove, nell'altra rischio che lì dietro ci sia un macellaio che mi faccia pezzettini e poi mi venda al supermercato. Quindi sinceramente andrei qua sotto. E abbiamo una mega porta in ferro super rinforzata e delle porte in bedrock. Che diavolo sono ste porte in bedrock? E soprattutto dove portano? Vabbè, proviamo ad entrare. Ma che diavolo. Penso che questa sia la fine che fa fare ai villager. Questa cosa non promette per nulla bene. E sinceramente guardando queste due cose, penso di sapere che fine abbia fatto. Se avete un'idea di chi sia quel villager, scrivetelo qua sotto nei commenti. Detto ciò, usciamo da qua perché non voglio più rivedere quella stanza. Ed essendo che questa porta è bloccata, devo chiedere a Nasu se sa qualche modo per accedere. Nasu, c'è un piccolissimo problema, ecco. C'è una porta, il problema è che è una porta in ferro super corazzata e non ho idea di come entrarci. Zixon, hai provato con una leva? Sì, il problema è che non ho una leva, Nasu. Prova a cercarla? Nasu, non è facile come a dirsi cercare una leva. Va bene, troverai una. Sei già entrato in tutte e due le stanze? In realtà in una no, perché mi fa troppa paura. Ho paura che dietro ci sia qualcuno. Guarda, ti posso rassicurare su questo aspetto, perché sono sicuro che qua non ci sia nessun altro oltre al tizio sopra di noi. Ah, quindi posso entrarci senza rischiare la vita? Beh, in teoria sì, però poi nella pratica non lo so. Nasu, tu rischi di farmi morire oggi, lo sai, vero? Sì, ma non mi interessa. Grazie, Nasu, sempre molto cortese. Vabbè, allora proviamo ad entrare. Ed era una stanza assolutamente tranquilla, senza troppi misteri né nulla. Vabbè, meglio per noi, prendiamoci questa leva. E ora non rimane altro che andare sotto. Quindi, piazziamola qua. Leva la mano, perché dobbiamo... Cioè, leva la torcia alla mano e andiamo ad indagare. Ok, una diavolo di porta che porta verso il basso. E qua sotto sbaglio? O c'è Franco? Tutto bene, Franco? Zixon, sei veramente te? Sì, sarei io, Franco, ma vorrei tanto capire il perché tu sei spiattellato sul pavimento. Scusami, Zixon, lunga storia. Senti, sono qua da giorni e ormai non so come uscire, quindi mi ero messo a dormire. Ah, vabbè, ci sta. Senti, ma tu sei stato rinchiuso qua per quale motivo? Giusto per capire, no, sai. Beh, ero venuto a salvare Laule perché mi aveva mandato un messaggio di soccorso e quando sono arrivato qua sono stato chiuso in gabbia. Il fatto che tutti siete stati chiusi in gabbia per lo stesso motivo non promette bene. Beh, effettivamente potresti anche decidere di scappare, ma essendo noi tuoi grandi amici sicuramente non lo farei, giusto? Effettivamente c'hai ragione, sono troppo amico vostro per andarmene. Quindi se vi salverai usciremo tutti insieme da qua. E una domanda, dove cavolo è Laule, scusa? Laule è più avanti, ovvero dopo questo coso recintato. Ah, quindi tu mi stai dicendo che io devo saltare su questo filo spinato, oltrepassare i laser e poi dall'altra parte in teoria c'è Laule? Beh, teoria vuole che dovrebbe essere così, ma non te lo posso rassicurare, Zixon, perché non ci sono mai andato oltre. E perché non ci saresti mai andato? Non mi sembra troppo complesso. Senti, noi villager abbiamo dei limiti e questo è uno dei nostri. Va bene, allora cercherò di occuparmene io. Quindi devo tipo saltare. Non è facile come sembrava, Franco. Lo so, Zixon, ma se ci vuoi salvare devi per forza andare da di là. Anche perché se vuoi liberare il tizio sopra di noi, ovvero Nasu, devi per forza andare di lì. Oh, va bene, Laule, allora facciamo un salto. Salta, per favore, salta. Salta sopra, che sopra dovrebbe essere innocente. A parte che ho dei blocchi, effettivamente sono stupido. Zixon, te l'ho sempre detto che sei un po' stupido. Però, vabbè, facciamo finta
perché non te l'abbia mai detto. Grazie, sembra molto gentile, Franco. Ok, ora devo solo stare attento a questi laser, perché se li dovessi colpire, presumo che non farei una bella fine. Ah, Zexon, quelli sono laser molto potenti, ti tagliano a metà. Cosa? E tu me lo dici solo adesso? Beh, se no non ci saresti andato. Allora io me ne torno indietro, col cavolo che vado avanti. Beh, sei esattamente al centro, quindi che tu vada avanti, che torni indietro, hai le stesse probabilità di morte. Grazie, Franco. Sai che appena esco da qua e ti ficco un piccone nel cervello, vero? Beh, sì, ma non mi interessa. Vabbè, allora ce la posso fare. Ok, un altro saltino, un altro ancora. E... che diavolo dovrei fare adesso, Franco? Te l'ho detto, Zexon, non ci sono mai arrivato lì. Devi scoprire te cosa devi fare. Ok, tipo saltare qua. E ci sono dei blocchi invisibili con sotto dei contenitori, che vorrei tanto sapere cosa contengono. Proprio per questo andrei a chiudere un po' la lava qua nei dintorni, se riesco. Perché devo scoprire cosa contengono. Ok, tipo così. Ok, più o meno così dovrei riuscire a prendere quel barrel lì sotto. Proprio per questo motivo, senza bruciare nella lava, proviamo a prenderlo e c'è un rampino dentro. Oh mio Dio. Ok, e cosa dovrei fare con questo rampino? Scusami, Franco. Beh, Zexon, c'è un buco davanti a te. Non presumi che tu debba scendere là sotto? Sì, ho capito, ma non per dirti, ma il buco porta dritto dritto al void e a una porta. Senti, Zexon, ti devo per forza spiegare come funziona? Non ce n'è bisogno, sono troppo intelligente, quindi mi appendo qua. E ora teoricamente così dovrei scendere. Perfetto. Magari, ecco, più di così non vorrei scendere. E ora dovrei fare una mossa super astuta, ovvero quella... No, di salire e di arrampicarmi immediatamente lì. Ok, quindi tiralo, arrampicate lì, ok, scendi. Ti prego, fammi entrare qua dentro. Ritira il grappling hook senza bruciare nella lava. E ci sono. Franco, sono sotto. Bene, Zex, allora continua che devi andare a salvare l'aule. Va bene, quindi... l'aule? Dove cavolo è l'aule? C'è solo un bottone, Franco. Boh, prova a premerlo, Zexon, che ti devo dire? Ma perché nessuno mi vuole dare mai una mano? Ok, beh, proviamo a premerlo. Oh, perché si è chiuso? Perché si è aperto qua? Perché c'è un... No, io lo sapevo che andava a finire così. No, ti prego, non bloccarmi qua dentro. Maledizione. Mo come diavolo esco io da qua? Io lo sapevo che sarei finito in trappola. Quindi, oltre a tutti gli altri in trappola, adesso ci sono pure io. E come uscire? Non ho la benché minima idea. Però aspetta. Questa prigione mi sembra fin troppo semplice a uscire. Mi basta premere la leva lì, premere anche questa leva, e l'ingresso, cioè l'uscita, è già completata. Quindi ora dovrei solo trovare l'aule, che presumo che sarà in una di queste celle. Il problema è capire in quale di queste celle, perché da queste parti non vedo proprio nulla. Magari nei gabinetti abbiamo qualcosa. Qua abbiamo solo della sabbia. Qua in questo gabinetto abbiamo sempre il nulla. Vabbè, proviamo a vedere se ci sta altro. Con questa so di chi occuparmi. Ma detto ciò, presumo di aver capito dove sta l'aule. Calcolando che c'è un parkour e poi un punto d'arrivo, presumo che l'aule starà là in fondo. Zexon, sei te? L'aule sei te? Sì, sono io, Zexon, aiutami. Va bene, è la prima volta che sento chiedere aiuto dall'aule, quindi questa cosa è molto grave. E questo parkour è troppo semplice, quindi arrivare da lui sarà fin troppo facile. Ciao l'aule, come stai? Male, Zexon, secondo te sto bene dentro una cella? Beh, non lo so, magari sei abituato, sai, con tutto quello che fai nella tua vita. No, non sto bene, te lo dico già, quindi zitto e dammi una mano a uscire da qua. Ok, senti, comunque guarda che ci sono altri due che ti volevano venire a salvare, che hanno fallito miseramente. Immagino Franco e Nasu, vero? Beh, volevo dirti che pensavo che non lo sapevi. Sì, lo so, beh, li ho chiamati io, sai. Si spiegano molte cose. Senti, comunque, il problema è che Nasu l'hanno chiuso in gabbia. Per quanto riguarda Franco, lo posso far uscire, te pure. L'unico è il caro Franco, cioè Nasu, che non posso far uscire. Magari scavando le sbarre. Ho già provato e quelle sbarre sono troppo resistenti. In realtà non ci ho provato, ma sembravano troppo resistenti. Bene, allora proviamo a fare una cosa. Ascolta, hai trovato per caso della sabbia? Sì, e a cosa dovrebbe servirmi? Non ti devo spiegare tutto, senti, vai nel mio retro e vediamo se capisci. Ok, come vuoi, vediamo. Qua hai una padella, hai dei mobili, una chest con della gunpowder. No, Laule, non capisco cosa dovrei fare. Zixon, magari una cosa chiamata TNT. Ah, tu
tu dici di creare la TNT, sabbia più gunpowder fa una TNT. Ma buongiorno, Senti, ascolta, da zitto, se no ti sparo con questa, ci siamo capiti? E quella dove cavolo l'hai trovata? Era dentro a un gabinetto. Non mi faccio domande, senti, vai e muoviti a fare questa cosa. Va bene, quindi fammi prendere tutta la gunpowder. Tu nel frattempo seguimi prima che rimani qua. Torniamo per benino indietro, anche perché qua dentro non ci voglio restare un secondo di più. E ora devo solo andare a prendere questa sabbia, prendere il legno direttamente dai letti, e in questa maniera creerò la crafting con la quale creerò le TNT. La TNT, perché ne posso creare solo una, quindi facciamo una TNT e con la quale libererò Nasu. Proprio per questo ora devo solo tornare indietro. Beh, come tornare indietro? Scavando, e qua c'è molta roba strana. Vabbè, andiamo avanti che non voglio approfondire. Ok, bene, eccomi tornato Nasu. Senti, ho reperito gli altri due, li ho liberati e adesso è il momento di liberare te. Proprio per questo ti consiglio di stare un po' indietro, perché potrebbe fare un po' male questa. Zixon, sei sicuro che sei sicura? Beh, sicura non credo, essendo una TNT, però ti dovrebbe far uscire in qualche modo. Mi fido di te, Zixon. Bene, allora iniziamo. Fuga! Jackbat, fammi mettere al riparo. Ok, 3, 2, 1. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Ok, tutto bene, Nasu? Sei libero? Sì, Zixon, grazie mille. Bene, allora ragazzi, ora usciamo perché io ho una missione da completare riguardo a qualcuno che vi ha chiuso qua dentro. Zixon, fagliela pagare. Esatto, esatto. Bene, come desiderato, e non me lo faccio ripetere due volte, quindi saliamo da qua. Beh, a voi vi preparo... Vabbè, vi arrangiate sinceramente, ok? Non c'ho voglia di prepararvi un'uscita. Detto ciò, è il momento che io mi vendichi per i miei amici. Buongiorno, cara amico mio, come stiamo? Benissimo, perché sei tornato qua in casa mia? Beh, sai, ho una questione in sospeso con te. Perché quella pistola? No, sai, hai per puro caso intrappolati i miei amici. No, non sono stato io, te lo giuro. Secondo te ti credo? No. E fai bene, quindi ora vai via. Maledetto che non sei altro. Oh, mamma mia, quanta fatica. Bene ragazzi, siamo liberi, però sapete che vi dico? Voi siete i miei amici, giusto? Beh, mi sembra ovvio, Zixon. Ma siamo sicuri che siete voi? Sì, chi diavolo dovremmo essere? Esatto, cioè cosa ti aspetti? Siamo noi, stai tranquillo. Beh, Zixon, non credo che tu abbia qualche altro amico zombie, sai? Beh, effettivamente avete ragione, quindi sì, dai, potete uscire con me. Ah, un'altra buona amica. Missione completata anche quest'oggi. Sempre bello fare buone azioni. Zixon! Oh mio Dio, ma per una volta che stava andando tutto bene. Cosa vuoi, Giampiera? Cos'è tutto questo baccano vicino a casa mia? Nulla, ho letteralmente appena risolto un problema della città. Senti, mi hai rotto, te ne devi andare da questa città. Non ti sopporto più, neanche la notte si può stare in pace. Giampiera, oggi non c'ho voglia, ci siamo capiti, a posto. Due problemi risolti nello stesso giorno. Ah, che bella questa giornata.